Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 7, dal versetto 36 e seguenti, leggiamo: «Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo». Gesù si trova a casa di Simone, un fariseo praticante che lo ha invitato a pranzare con lui. Entra una donna e una peccatrice che si mette ai piedi di Gesù. È un gesto audace per una donna di quel tempo. E Gesù non si tira indietro, né allontana la donna, ma accoglie il suo gesto. Il fariseo, osservando tutto, critica Gesù e condanna la donna. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Usando i simboli dell'amore della donna, Gesù dà la risposta al fariseo che si considerava in pace con Dio, come se dicesse: tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, tu non mi hai dato un bacio, tu non mi hai cosparso i piedi di olio profumato. Simone, malgrado il banchetto che mi hai offerto, tu hai poco amore. E ci ricorda Papa Francesco: tra il fariseo e la donna peccatrice, Gesù si schiera con quest'ultima. Gesù, libero da pregiudizi che impediscono alla misericordia di esprimere, la lascia fare. Il Signore ha visto la sincerità della sua fede e della sua conversione. Perciò davanti a tutti proclama: la tua fede ti ha salvata. Da una parte quell'ipocrisia del dottore della legge, dall'altra parte la sincerità, l'umiltà e la fede della donna. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia, di crederci migliori degli altri e diciamo: guarda il tuo peccato. Tutti noi dobbiamo invece guardare il nostro peccato, le nostre cadute, i nostri sbagli e guardare al Signore che sempre con noi è ricco di misericordia. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.